Ultimo assalto, vediamo chi se lo aggiudica questo assalto. La Santuccio chiuderebbe. Dai. La Santuccio chiude con grande recupero, bellissimo match. Dalle pedane siamo passati al piano superiore, dove c'è un piccolo rifucillamento per tutti quelli che sono qui e più anche il classico stander per poter acquistare cose che necessitano e magari si rompono o hanno qualche problema. Fra le quali c'è anche chi ripara anche le spade che hanno in questo momento avuto dei problemi. Vorrei molto movimento fra gli stand per acquisire quello che magari manca, oppure durante le gare viene rovinato o si può deteriorare. Qui si trova l'occasione per poter riprendere una spada, riprendere un fioretto, riprendere quello che necessita un'impugnatura, quello che necessita per ritornare al top, per poter avere il contatto degli assalti. Con il signor Pierluigi l'abbiamo visto lavorare, l'abbiamo visto riparare le armi che sono tre, insomma, i tre pezzi più importanti della scherma. Da quanti anni è che segue questo lavoro e come ci è arrivato? Era uno spadaccino, non so, ci racconti un attimo, un frammento della sua vita. Bene, io ho cominciato la scherma nel 1948, per cui è una vita che faccio questo sport. L'ho fatto come atleta, sono stato campione del mondo, ho tre medaglie olimpiche in tre olimpiadi, poi sono diventato maestro, sono stato allenatore di varie nazionali, dalla nazionale messicana, la nazionale egiziana, la nazionale spagnola, irlandese. Poi ho lavorato per Solidarietà Olimpica per 2 anni, allenando gli allenatori di tutto il mondo, per cui ho girato in tutto il mondo. E poi sono stato allenatore della nazionale italiana dal 1984 fino a quando ho smesso nel 2000. Nel 2001 sono stato commissario tecnico di sciabola della nazionale e adesso mi sono dedicato a questa attività che mi permette di continuare a seguire il carrozzone, il circo della scherma. Per cui è una vita che io sto in mezzo a questo mestiere. Guardi, mentre parlava mi veniva la lacrima agli occhi, pensando al suo curriculum e pensando all'occasione che ho avuto di incontrarla, una cosa che non avrei mai pensato. Mi fa sorridere, ma guardi, sono lacrimante, perché con la sua semplicità e la sua, come l'ho visto ieri, riparare la spada, darmi quelle prime nozioni di scherma, mi ha fatto capire che c'era qualcosa di più. Un grande piacere e insomma, guarda questi ragazzi come li vede. Ma questi ultimi campionati del mondo che si sono appena svolti a Parigi, dove io ero là a vedere e anche con lo stand della All Star eravamo a Parigi, non sono stati una grande, diciamo, siamo abituati male in un certo senso. Siamo abituati a vincere tanto, per cui un anno che si vince un pochino meno per varie circostanze subito si grida che cosa è successa, la disfatta. Non è vero, ci sono dei momenti in cui anche per i campioni degli alti e bassi esistono, per cui vanno accettati, vanno presi con l'esperienza dovuta
in modo da poter far meglio il prossimo anno, recuperare quel gap che abbiamo perso quest'anno, recuperarlo il prossimo anno. Ma non bisogna gridare alla disfatta, assolutamente. Abbiamo degli elementi, degli ottimi elementi, abbiamo una scuola magistrale che è fenomenale, e è solamente questione di aspettare il momento perché ritornerà. In fondo la scherma è lo sport che ha dato più medaglie all'Italia di tutti gli sport, il che vuol dire che la nostra tradizione è ben solida e ben affermata. Un racconto, guardi, mi fa piacere, glielo dico, sono veramente soddisfatto. Un aneddoto del suo passato ce lo vuole raccontare, se le fa piacere, Ma di aneddoti ce ne sono tanti, perché la scherma che facevo io era una scherma ben diversa da quella di oggi, i mezzi che avevamo noi erano ben diversi da quelli che hanno oggi. Oggi ci sono i ragazzi che fanno parte dei gruppi militari, vengono aiutati tanto economicamente come, diciamo, nella loro professione. Ai nostri tempi no, noi eravamo un po' dei pionieri, diciamo così. Andavamo alle gare, soprattutto nelle gare di oltre cortina, che allora esisteva, per cui erano veramente, veramente molto difficili. Pensi che io per partecipare all'ultima Olimpiade a Tokyo, io avevo già moglie e figli. Ho dovuto chiedere, ero un impiegato di Stato allora, ho dovuto chiedere il permesso per poter assentarmi, e siccome i permessi erano le ferie, non solo mi sono mangiato le ferie che mi spettavano dell'anno, ma ho dovuto fare il sacrificio di non ricevere lo stipendio per 2 mesi, perché per le Olimpiadi di Tokyo ci siamo dovuti andare ad allenare in alta montagna, vista l'altezza di Città del Messico. Per cui l'allenamento è stato un allenamento molto lungo e logicamente lo Stato ti pagava le ferie, però finite le ferie non ti pagava più. E allora durante 2 mesi in più che io ho fatto gli allenamenti non sono stato retribuito. Oggi come oggi nessuno pensa a queste cose. Ma l'ho fatto con molto piacere e con l'aiuto e il sostegno di tutta la mia famiglia, perché anche la mia famiglia naturalmente mi sosteneva in queste mie imprese. In fondo poi abbiamo perso proprio a Città del Messico la medaglia d'oro, l'abbiamo persa per una stoccata, e abbiamo perso la medaglia d'argento. Ho tanti titoli e in fondo lo Stato, il governo mi ha fatto prima cavaliere, poi cavaliere ufficiale, poi commendatore per i risultati che ho fatto. Ma è tutto rimasto lì attaccato alla parete, come tutte le cose vecchie. Ma le cose più belle sono in mezzo ai giovani, penso. Quando aggiusta una spada ci mette del suo, è come combattesse. Ma in fondo mi sono fatto un nome proprio per l'esperienza che ho, e tutti quanti, mi fa piacere quando dicono: ah, l'arma che tu mi hai montato è la migliore, con questa riesco a dare il miglior risultato. Per me è una soddisfazione logicamente. Io, signor Chicca, la ringrazio. Pierluigi Chicca, dobbiamo ricordarlo, campione del mondo, umile operaio, per questi ragazzi che vogliono andare avanti e acquisire le sue strade, perlomeno ricalcare le solite scene. Io faccio tanti auguri a tutti questi giovani di poter raggiungere le massime aspirazioni, che del resto si meritano, perché lo sport è sempre un ambiente sano, pulito, piacevole, per cui è bene starci il più a lungo possibile. Grazie signor Chicca del suo contributo, arrivederci e buon lavoro. Grazie a lei, mi ha fatto molto piacere conoscerla. Grazie. Dopo aver sentito Pierluigi Chicca, veramente un qualcosa di particolare, mai pensavo di trovare una persona così umile e grande nel solito tempo, e poi ancora al servizio di questi giovani, che dà loro la possibilità di gareggiare, di sfidarsi e di affrontarsi sulle pedane. Beh, ora l'inquadratura è tutta sul piano dove vediamo i ragazzi con la spada. La spada che è un'altra
disciplina sempre, sempre logico, però ci sono diversità nella maschera e nel corpetto, proprio perché la spada viene usata in un altro modo. Condonatemi un attimo qualche piccola deficienza da parte mia, ma non sono del mestiere, nemmeno è la prima volta che ci affrontiamo e affrontiamo questo problema con l'aiuto un po' di quelli del mestiere, quelli che sono addetti alle cose. Beh, ora andiamo a seguire qualcosa da vicino, cercando di capire e di mostrarvelo nel miglior modo possibile. Finito il lavoro, pronta all'uso, la ragazza contenta, domani mattina a lei l'ardua sentenza di dare fiato a questa spada per dare a lei qualche soddisfazione. Dopo aver sentito Pierluigi Chicca, veramente un qualcosa di particolare, mai pensavo di trovare una persona così umile e grande nel solito tempo, e poi ancora al servizio di questi giovani, che dà loro la possibilità di gareggiare, di sfidarsi e di affrontarsi sulle pedane. Beh, ora l'inquadratura è tutta sul piano, dove vediamo i ragazzi con la spada. La spada che è un'altra disciplina, sempre logico, però ci sono diversità nella maschera e nel corpetto, proprio perché la spada viene usata in un altro modo. Condonatemi un attimo qualche piccola deficienza da parte mia, ma non sono del mestiere, nemmeno è la prima volta che ci affrontiamo e affrontiamo questo problema con l'aiuto un po' di quelli del mestiere. Beh, ora andiamo a seguire qualcosa da vicino, cercando di capire e di mostrarvelo nel miglior modo possibile.